Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza, alla ricerca di pianeti in Alfa Centauri. La caccia a pianeti abitabili fuori dal sistema solare non si ferma. Nel mirino c'è ora il sistema stellare più vicino alla Terra, Alfa Centauri, soprattutto dopo la scoperta nel 2016 di Proxima B, il quale è ritenuto un gemello del nostro pianeta. L'ESO ha firmato un accordo con Breakthrough Initiatives per adattare la strumentazione del Very Large Telescope alla ricerca di pianeti nel vicino sistema stellare, distante circa 4 anni luce da noi. Sapere dove si trovino gli esopianeti più vicini è di interesse fondamentale per il Breakthrough Starshot, il programma di ricerca e di ingegneria lanciato nell'aprile 2016 da Stephen Hawking, Mark Zuckerberg e Yuri Milner, uno dei cui scopi è di dimostrare la fattibilità di veicoli spaziali minuscoli, ultraveloci e spinti dalla luce delle nanoastronavi. Il lancio verso Alfa Centauri potrebbe avvenire entro la prossima generazione. La NASA lancia due nuove missioni per scoprire l'origine del sistema solare. Si chiamano Lucy e Psiche, le due sonde a cui la NASA ha deciso di affidare il delicato compito di indagare sulle origini del nostro sistema solare. Le missioni partiranno rispettivamente nel 2021 e nel 2023. Lucy si dedicherà all'esplorazione di 6 satelliti troiani di Giove, ritenuti dei Matusalemme del Sistema Solare e la cui formazione sarebbe avvenuta molto distante dal pianeta di riferimento. Psiche, invece, analizzerà l'asteroide metallico 16 Psiche, di cui si pensa che potesse costituire il nucleo di un pianeta primordiale. Skin suit, ecco come la tuta protegge gli astronauti. Nello spazio, il corpo degli astronauti è soggetto a sollecitazioni continue e a pesanti stress dovuti all'assenza di gravità. Uno degli effetti più noti è quello dell'allungamento. Pensate che l'astronauta italiano Luca Parmitano diventò più alto di 5 cm durante la sua missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per contrastare questi effetti e proteggere donne e uomini in orbita, è stata messa a punto dal danese Science and Research Center, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea, la tuta Skin Suit. La tuta esercita sul corpo degli astronauti una pressione crescente in direzione testa-piedi, simulando il peso normalmente imposto dalla massa corporea sulla Terra. In questo modo, Skin Suit contrasta l'allungamento della spina dorsale in assenza di gravità, applicando al corpo dell'astronauta una compressione verticale senza compromettere comfort e movimenti. Dopo la missione spaziale Iris del settembre 2015, durante la quale l'astronauta danese Andreas Mogensen ha per la prima volta testato Skin Suit, il prodotto di Dainese è tornato nello spazio, proteggendo Thomas Pesquet, impegnato dal 17 novembre 2016 nella missione Proxima. In arrivo la mappa per i viaggi spaziali. Le storiche sonde Voyager 1 e 2 da 40 anni esplorano angoli remoti a decine di miliardi di chilometri dalla nostra Terra, sorvegliate dagli occhi del potente telescopio spaziale Hubble. È Hubble ad avere il compito di dare alle sonde una sorta di cartina per uscire dal Sistema Solare, ma il suo compito non si esaurisce così. Combinando i suoi dati con quelli raccolti direttamente da Voyager 1 e 2, verrà creata una mappa spaziale che indichi tutte le caratteristiche, le insidie e le stranezze che possiamo aspettarci intraprendendo un viaggio nelle strade del cosmo. L'appuntamento con le news finisce qui, vi lasciamo come di consueto con il nostro spazio dedicato all'approfondimento. L'esplorazione spaziale non si ferma mai e anche il 2017 sarà un anno ricco di esperienze oltre atmosfera, dalla missione di Paolo Nespoli sulla Stazione Spaziale Internazionale all'addio di Cassini con tuffo su Saturno, passando per i viaggi sperimentali delle compagnie private. Vediamo insieme che anno sarà. Anche quest'anno il laboratorio orbitante più grande mai costruito prosegue le sue attività. Il primo equipaggio del 2017 arriverà sulla Stazione Spaziale Internazionale il 27 marzo. A bordo della Soyuz MS-04 ci saranno un veterano e un debuttante. Si tratta di Fyodor Yurkikin, cosmonauta alla sua quinta esperienza di volo e che ricordiamo anche per essere stato compagno di equipaggio di Luca Parmitano nel 2013, e di Jack Fisher, 43enne statunitense, per la prima volta sulla stazione. È prevista invece per fine maggio 2017 la partenza della missione Vita, quella dell'astronauta italiano Paolo Nespoli. È la terza volta in 5 anni che un italiano vola a bordo, dopo le missioni Volare di Luca Parmitano e Futura di Samantha Cristoforetti.
Nespoli, 60 anni, partirà per lo spazio a bordo di una Soyuz MS-05 con i compagni di avventura Randolph Bresnik, statunitense, e Sergei Ryazansky, russo. La missione vita durerà 6 mesi, rientro previsto a fine ottobre. In totale, nel 2017 saranno 10 gli inquilini della IS distribuiti in 4 equipaggi, senza contare quelli a bordo già dall'anno precedente con l'Expedition 50. Tra gli equipaggi del 2017 si contano altri 3 debuttanti oltre a Fisher, gli statunitensi Mark Van de Hey e Scott Tingle e il giapponese Norishige Kanai. Una delle missioni più importanti degli ultimi anni è Cassini, nata dalla collaborazione fra la NASA, l'ESA e l'ASI. La sonda ha iniziato il suo viaggio nello spazio nel 1997 con il compito di studiare da vicino Saturno, uno dei giganti gassosi del Sistema Solare, reso unico da quegli anelli fatti di polvere e particelle che lo rendono inconfondibile. È entrata nella sua orbita nel 2004 e terminerà la missione con un tuffo sulla superficie del pianeta. Cassini sarà attentamente pilotata nel suo ultimo passo. Sarà un momento delicato in cui la priorità è assegnata alla preservazione di un ambiente così lontano e in parte ignoto, evitando qualsiasi forma di contaminazione. È importante che Cassini, infatti, non inquini in nessun modo il pianeta e le lune che è andato a studiare. La ricerca scientifica è inarrestabile anche nel settore privato. In prima fila ci sono 4 compagnie che puntano tutto sullo spazio. Parliamo di SpaceX di Elon Musk, di Blue Origin di Jeff Bezos, di Virgin Galactic di Richard Branson e di Boeing, azienda storica a stelle strisce. In particolare, sarà Blue Origin a iniziare gli attesi test di volo con equipaggio. La prima volta di uomini in volo con vettori privati potrebbe esserci già nel 2018. Naturalmente, nel 2017 proseguirà anche l'attività satellitare di osservazione della Terra, con qualche arma in più. Il 7 marzo partirà dalla base ESA di Kourou in Guyana francese il satellite Sentinel-2B, incaricato di controllare dall'alto tutto quello che succede alla natura del nostro pianeta. Farà coppia con il gemello Sentinel-2A al lavoro da giugno 2015 all'interno del programma europeo Copernicus. Il programma Galileo, nato come sistema europeo di navigazione e posizionamento, si arricchirà invece di 4 nuovi satelliti, il cui lancio è previsto per il prossimo agosto. Prosegue anche la missione LISA Pathfinder, che ha il delicato compito di testare le straordinarie tecnologie necessarie per osservare le onde gravitazionali dallo spazio. Il suo termine era previsto per dicembre 2016, ma ha ricevuto una proroga di 6 mesi. Va da sé che nel 2017 sarà continuamente monitorato il lavoro del Trace Gas Orbiter, sonda di ExoMars che avrà un ruolo cruciale nel 2020, quando atterrerà un rover europeo su Marte. TGO, intanto, continuerà nella sua dettagliata analisi dell'atmosfera del pianeta rosso.